Uè, benvenuti nel nono episodio dell'Infiltrato, la serie in cui mi intrufolo nelle community più interessanti del web per scoprire i loro più torbidi segreti. Novax, terrapiattisti, rettiliani, oggi andiamo ad esplorare la comunità italiana di QAnon, una delle sette di complottisti conservatori più celebri degli Stati Uniti. Come al solito, se vi piace la serie, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella, così non vi perderete tutte le prossime pubblicazioni. E ora, bando alle ciance, sigla e si comincia! Direi di cominciare con una piccola introduzione per capire esattamente cosa sia QAnon. Tutto nasce dal forum 4chan nel 2017, dove iniziano a comparire degli strani messaggi in codice, assai criptici, a firma di un utente anonimo che si fa chiamare Q. Chi è Q? Secondo i sostenitori di questa teoria, è un funzionario del governo americano di primissimo piano, probabilmente con un background militare o nei servizi segreti, che si è fatto carico di esporre la verità nascosta, cioè il complotto contro Donald Trump. In brevissimo e molto male. Si crea un movimento che raccoglie sempre più utenti e in poco tempo, da qualche storiella strampalata, si passa a una galassia di teorie complottiste concatenate tra loro, che vanno a comporre praticamente una realtà alternativa. Voilà! Rispetto alle classiche comunità di complottisti, QAnon sembra avere un grado di pericolosità superiore e impossibile da ignorare. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'FBI ha classificato QAnon come una possibile minaccia terroristica interna, e ha buona ragione direi, considerando che ad esempio è lì che si è sviluppato il complotto che le elezioni americane siano state pilotate a favore di Biden, culminando poi nel famoso assalto al Campidoglio con il più o meno chiaro appoggio di Donald Trump. Ad oggi il network di QAnon è diventato internazionale, tuttavia si fa molta fatica a quantificare il numero di appartenenti, perché molte pagine, molti account sono stati chiusi. Ad oggi sopravvivono e si informano principalmente via Telegram. Ad esempio, già solo nel gruppo in cui mi sono infiltrato io, che è il gruppo italiano, si contano più di 10.000 iscritti. E niente raga, io ve lo dico già, dovrò sicuramente tornarci a fare un secondo episodio. Ma perché pubblicano un botto! Ma proprio un botto di roba! Come riassumere nel breve il mondo di QAnon Italia prima di tuffarci a leggere i messaggi più strambi? Allora, ultimamente si parla chiaramente tanto di vaccini e Green Pass e non penso serva specificare la loro posizione a riguardo. Poi devo dire che i temi sono molto vari. Di base dipingono questo mondo oscuro in cui il bene e il male sono in perenne lotta, dove nel bene troviamo fondamentalmente Trump, Putin, Kim Jong-un, Papa Ratzinger e Monsignor Viganò, mentre tra i cattivissimi troviamo Soros, Bill Gates, Papa Francesco, Biden, Obama e compagnia bella. C'è tranquillamente materiale per scriverci un manga dedicato, anche perché è un universo in costante espansione con sempre nuovi nemici e sempre nuovi personaggi. Tipo che ora c'è ad esempio c'è il figlio di Trump, Donald Trump Jr., sta per diventare full canon! Cioè, full canon, super saiyan, Goku spostati! Devo dire che sono molto molto poco focalizzati sull'Italia, cioè banalmente ad esempio non mi pare che siano schierati politicamente. C'è tanto odio verso PD, 5 Stelle e Berlusca, però non ho trovato invece particolari consensi ad esempio a Salvini e la Meloni. È una cosa che mi ha sorpreso perché fondamentalmente sono populisti come Trump. Forse non sono abbastanza complottisti per loro. Detto ciò, ho provato a organizzare le cose seguendo un fil rouge, una qualche evoluzione logica per raccontarvi il loro mondo. Però è stato molto difficile perché praticamente qualunque cosa può far scattare il complottone. Cioè veramente, vedono simboli massonici ovunque. Che ne so, viene inaugurata una statua a New York? Una statua di cui è facilissimo googlare il significato dichiarato dall'autore, peraltro. No! Perché è una massiccia scultura bianca che fa una dichiarazione nel porto di New York. È un messaggio massonico per adepti. È l'invito al silenzio su ciò che sanno. Anzi, più che un invito, è proprio un ordine. Ma non bastava una pubblicità, un cartellone pubblicitario per dirlo? Una statua?
Comunque, sono anche molto interessati alla numerologia, ad esempio. Ricordate molto tempo fa quando Q disse che il 4-6% aveva subito un lavaggio del cervello senza speranza e non si sarebbe mai svegliato? Ho sempre pensato che fosse un numero strano. Perché non dire semplicemente il 5%? Secondo me, il 4-6 era una velata allusione al prossimo 46esimo presidente. Se il 46 non riesce a svegliarti, il tuo culo è perso per sempre. Aspetta, ho capito cosa vuole dire. 46? Valentino Rossi che smette di correre? Vale, sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti! Impossibile! L'ispirazione può arrivare da qualunque cosa. La fonte non è minimamente importante. Una delle mie preferite è questa. Il Donaldo Trumpo. Papi Trumpo. Trump coi baffi, è fantastico. Olè! Ma anche quando la fonte è chiara e ben conosciuta, potrebbero esserci dei problemi di interpretazione. Ad esempio, prendiamo Luca e Paolo. Qualcuno trova il coraggio per riprendere a fare satira contro il governo. Luca e Paolo nella Tana Rai, contro la dittatura. Boh, mi sembra strano, non mi sono mai sembrati particolarmente novax o anti-governativi Luca e Paolo. Comunque, se lo dice, vediamo un po' sto video. Due vaccini non ci bastano, voglio farci un altro foro, m'ha detto mio cugino che ti iniettano del metanolo. Regà, ma vi stanno chiaramente prendendo per il culo? Dai, comunque qualcuno se n'è accorto, dai, diciamo la verità. Con queste premesse mi son detto, se sto lì a prendere tutte le cose divertenti e strambe che trovo, mi esce un video da 3 ore e mezza e faccio concorrenza alla maratona mentana. Quindi ho deciso di fare così. Prendo quelle che sono le teorie del complotto più strambe, solo dell'ultimo periodo, e ve le presento. Cominciamo subito con i 10 giorni di buio. La teoria dei 10 giorni di buio dice che a breve ci saranno 10 giorni di shutdown tecnologico. Durante questi 10 giorni tutte le televisioni e i social media andranno in down. C'è chi dice che servirà ai malvagi per compiere le peggiori nefandezze. C'è invece chi dice che servirà ai guerrieri della luce, ovvero a Trump e ai suoi alleati, per cominciare a lanciare la rivoluzione. Il tutto pare sia stato annunciato da Q nel lontano 2018 tramite alcuni messaggi in cui annunciava che il tutto sarebbe stato anticipato da un castello rosso e un castello verde, cui sarebbero seguiti dei messaggi criptici per coordinare il tutto. Ve lo faccio spiegare direttamente dai canonisti italiani, va? Mi sa di no. Durante questi 10 giorni sono attese un sacco di iniziative, come ad esempio l'operazione London Bridge. London Bridge is down. Piani di blackout sui social media. I piani segreti del governo del Regno Unito subito dopo la morte della regina Elisabetta II sono stati rivelati e includono un blackout ufficiale dei social media e il divieto di retweet. Scusate, ho detto regina Elisabetta II? Intendevo la regina dell'adrenocromo. L'operazione di sicurezza per la morte della regina prevedono un blackout dei social media. Vi state chiedendo a che scopo? Beh, ma è chiaro. La regina è morta, la si sostituisce con un clone o con un robot. Ma tranquilli, perché i buoni non stanno dormendo sugli allori. Il presidente russo Vladimir Putin sostiene l'iniziativa di introdurre giorni non lavorativi retribuiti a livello nazionale dal 30 ottobre al 7 novembre a causa dell'aumento dei casi di Covid-19. Lo capite cosa vuol dire, vero? Onestamente no, ma sono sicuro che qualcuno stia per spiegarmelo. Sono giorni retribuiti. Si pensa che poi ci siano blackout. Darkness. Arriverà per caso qualche turbolenza? The storm? Fate scorte. Putin e Trump accompagnano l'inevitabile transizione del pianeta ed è plausibile che questo sia un messaggio da decifrare nella direzione del blackout. Tutto chiaro, no? Trump e Putin sono pronti a fare qualcosa durante questo fantomatico blackout. Ma quando sarà sto blackout? Inizialmente doveva essere il 20 ottobre, però pare che, visto che non è successo niente, abbiano sbagliato a contare i giorni a calendario, perché hanno usato il calendario gregoriano, dovevano usare il calendario giuliano, tipo una roba del genere.
La prossima data papabile è il 3 novembre. Preparate i panini che non si sa mai. Passiamo a eruzioni e geoingegneria. Questa è una teoria vecchiotta ma che torna ogni tanto. Si riparte da una copertina dell'Economist. Copertina che tra l'altro googlando si scopre che è del 2020. Ma vabbè, dettagli. A volte dare uno sguardo al settimanale The Economist può essere un esercizio utile per comprendere meglio quale sarà la prossima mossa delle elite. La nuova copertina si intitola La prossima catastrofe e mostra una famigliola seduta sul divano composta da tre persone e un gattino. Nel secondo quadretto c'è l'immagine di un'eruzione vulcanica e l'allusione che qualche vulcano attivo nel mondo possa improvvisamente eruttare. Appare chiara. Come cazzo l'ho letto? Vabbè, non ci ho voglia di leggerlo. Non solo quindi si potrebbero usare queste armi climatiche contro paesi che per varie ragioni si disallineano dalle direttive del mondialismo, ma si potrebbero anche usare per provocare cambiamenti climatici artificiali e darne la colpa poi all'inquinamento prodotto dall'uomo. Chiaro quindi? Cambiamento climatico artificiale per credere ciò che non è. È nell'agenda. E se non ci credete, guardate che ci sono già le testimonianze video. Nuovo filmato mostra il momento in cui il Monte Aso erutta in Giappone. Guerra climatica, attivazione vulcani hanno deciso di non farci stare sereni. Sì, era una bomba o qualcosa simile e si può vedere chiaramente. Chiaramente! E prima di proseguire parlando di pubblicazioni importanti, come posso non ricordarvi che è ufficialmente in crowdfunding il mio primo libro, Cascina Speranza. Cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali di Orwell se avesse preso potere un governo populista? Trovate tutti i dettagli nel link in descrizione dove potete approfondire e se il libro vi piace potete anche preordinarlo oppure parlatene con gli amici, insomma. Vi ringrazio e proseguiamo col video. Passiamo ad un vecchio cavallo di battaglia dei canonisti, il Pizzagate. Allora, molto in breve. In pratica le più grandi eminenze del mondo democratico sono dei p***o satanisti che abusano bambini e si nutrono di sangue umano organizzando incontri in una pizzeria di Washington. Una robetta da nulla, insomma. Ebbene, recentemente la teoria ha ripreso quota grazie al caso Jeffrey Epstein, un imprenditore morto in carcere in circostanze sospette che gestiva un brutto giro di sfruttamento e pedofilia nella sua isola privata. Ebbene, purtroppo questa è una notizia vera. Tuttavia, i nostri amici complottisti di QAnon non perdono tempo e si aggrappano subito a questa notizia per fare i loro voli pindarici, farsi le domande e darsi le risposte da soli. Ad esempio, impariamo che Biden ammette e difende l'uso di organi fetali di esseri umani non nati uccisi con l'aborto usati per lo sviluppo di vaccini. Così, perché no? Quale politico scaltro non dichiarerebbe una cosa del genere così ai 420? Perché sì. Oppure, ad esempio, parlando dell'isola, spuntano foto di bandiere di Trump in questa fantomatica isola e allora si chiedono: scusate, cosa c'entra la bandiera di Trump? Beh, vuol dire che ha e sa tutto. Ovviamente sono foto da quando l'FBI ha fatto il raid all'isola di Epstein, quindi insomma, tutto grazie a Trump. Il tutto in un'escalation fino a chiudere in bellezza. Correggetemi se sbaglio. In base alle mie info, la nave, una certa nave, appartiene ai Clinton. La Princess si era incagliata lo scorso marzo nel canale di Suez con un carico di 300 bambini chiusi nei container destinati alla pedofilia. Erro? No, mi sembra plausibile. Che altro dire? Trump sembra più giovane del solito? Chiaramente è un sosia e anche non credibile, anche perché se si trattasse di un clone o sosia, significa che l'originale sente che è arrivato il momento di mettersi al riparo per il gran finale o avverte grave pericolo. Speriamo che vada tutto bene. Capite che il tutto ha una chiara spiegazione logica. Cioè non è che si fa sostituire da un sosia così. Il Papa? Monsignor Viganò afferma che il Papa è uno zelante collaboratore del Grande Reset, che persegue la demolizione della Chiesa per sostituirla con un'organizzazione di ispirazione massonica. E difatti il Papa se ne va tranquillamente in giro con un crocifisso massonico al petto. Oh! È vero, eh? Guardate la croce di Bergoglio, il Cristo sulla croce ha le braccia incrociate e non distese sulla croce, come il dio degli inferi, Pan. Vecchia storia questa, crocefisso del nuovo ordine mondiale. Sappiamo bene che questo coso è un demone. Begroglio, devi pagare con la tua vita, brutto bastardo. Oh,
Ma c'è anche lo studio scientifico sulla croce pettorale di ferro scelta da Bergoglio. Se volete vederla bene, Instagram il profilo di Gross. Ma che genio del marketing che sono! Chiudiamo in bellezza con questi maledetti globalisti ONG che vogliono l'amore tra i popoli. Una protesta pro globalismo in Polonia organizzata da ONG, ONG questo ente universale, già qua mi fa ridere, ha attirato folle lugubri. Alla fine è scesa in una bizzarra routine occulta eseguita da attori vestiti di rosso mentre la gente sventolava le bandiere dell'UE sullo sfondo. Un incubo! Satanic ceremony! Sono adepte particolari che ripetono mantram oscuri. Come si combattono? Con preghiere e mantram di luce. Simboleggia il cannibalismo. Sono vestiti di brandelli di carne sporca di sangue. Sacrifici umani. Che Dio li fulmini, maledetti gender global UONG. Bene, vi starete chiedendo quanto indietro sia andato per raccogliere tutto questo materiale. Un mese. Sono arrivato tipo a metà settembre. È una comunità veramente prolifica, infatti penso, come già detto, che dovrò farci un secondo video. Per oggi direi che basta così. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Come al solito, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, lasciate un commento, un mi piace, condividete. Se avete consigli, scrivetemeli qua sotto. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video o al prossimo video della serie L'Infiltrato. Grazie, ciao!